a 13. Dai, funziona. Adesso c'è il tremolato veloce e poi è scosso. Mi sembra che in questa composizione ci siano degli aspetti abbastanza anomali e inquietanti. Intanto il fatto che una azione o un pensiero si possa sospendere per così tanto tempo per poi essere riesaminato e quindi rivissuto in una maniera diversa da come poteva essere concepito. Il secondo è questo bisogno, come dicevo poc'anzi, di avere i suoni più estremi delle possibilità umane, cioè i colpi di pistola che sono tutta energia e niente vibrazione, e anche i suoni che fanno parte, diciamo, della cosiddetta nostra natura, cioè l'acqua, le piante che ci circondano e che noi coltiviamo. E, per esempio, noi stiamo facendo questa piccola intervista in un posto che è affascinante, ma nello stesso tempo estremamente rumoroso. Tutto quello che ci circonda in questo momento e che diventa anche più forte di quello che noi ci stiamo comunicando è in silenzio, anche se è così invadente, è così colorito, è così pieno di contrasti e di irregolarità. E tutto questo però ci serve non tanto in rapporto al pezzo, ma per capire un po' com'è la mia concezione del silenzio. La mia concezione del silenzio non è come quella tradizionalissima di Cage, come negazione o assenza di suono. Per me il silenzio è quello che la nostra attenzione mette in secondo piano. Quello che posso aggiungere è che forse è interessante anche storicamente che fin dall'inizio, i primi appunti del 1967 erano molto moderni nella concezione degli strumenti. Gli strumenti venivano divisi in tipologie di materie. C'è un gruppo di pelli, un gruppo di legni, un gruppo di vetri, un gruppo di metalli. Già questa divisione è una divisione che per quei tempi non era tanto normale, ma che è una divisione tipologica di tipo di suono derivante dalla materia usata e dall'approccio umano per sollecitarli. Sopra questa impostazione per categorie di suono c'è poi la vicinanza dei suoni naturali che si infiltrano e si sovrappongono e molto spesso fanno da elemento connettivo che ci conduce attraverso tutta la composizione. Come se dei leggerissimi movimenti dentro questi suoni naturali ci conducessero attraverso il pezzo oppure ci portassero in zone di contemplazione del suono e del silenzio, del primo piano e dello sfondo. Come se fossimo in un luogo incantato dove aliti leggerissimi muovessero le fronde o l'acqua, come se fossimo, diciamo, in un luogo animato, in un ambiente che è un ambiente dove c'è la vita.